Nell'episodio precedente vi ho portati con me in una settimana di produttività a Copenaghen, tra studio, lavoro, fitness e ricette. Oggi lasciamo la Danimarca e con zaino in spalla e tenda viviamo una nuova avventura immergendoci nella meravigliosa natura svedese. Questo è Copahättan, in italiano sarebbe l'elmo di rame. Si tratta di una valle di origine glaciale, in questa zona c'erano anche i dinosauri, sono stati trovati dei resti, e si chiama così l'elmo di rame per via della terra e delle rocce rosse che contengono molto rame, per via del fatto che la forma di questa altura è appunto quella di un elmo. Abbiamo camminato per qualche chilometro nella foresta ed oltrepassato alcuni graziosi ruscelli. È stato un inizio di avventura intenso, dovuto al saliscendi del percorso ed al peso degli zaini, ma ben presto ci saremmo abituati. Dopo 2 o 3 ore siamo arrivati al luogo in cui avevamo programmato di passare la notte e abbiamo montato la tenda. Ciao amici, ci siamo sistemati in questo campeggio che in realtà non è un campeggio a pagamento, è semplicemente un campo dove ci si può appunto accampare all'interno di questo parco naturale. Ci sono anche altre persone, ci sono persone che fanno la carne alla griglia, che cucinano. Noi ci siamo portati la pasta già fatta, visto che è il primo giorno, non abbiamo il frigo ma potevamo conservarla per qualche ora. E è molto bello, ci sono anche i cavalli, c'è una bellissima atmosfera e quindi ci godiamo la serata e il tramonto. Dopo una tazza di caffè caldo abbiamo smontato la tenda, messo tutto negli zaini e ci siamo immersi di nuovo nella natura per affrontare più di 25 km a piedi in mezzo al nulla. Alcuni sentieri erano resi difficili dalla melma, altri dalle rocce aguzze,
ma la bellezza della natura ripaga tutte le fatiche. Siamo arrivati in questo posto dove si può fare sia campeggio sia semplicemente fare una sosta, e noi facciamo una sosta. Abbiamo camminato 6-7 km da stamattina e adesso è ora di pranzo, mangiamo qualcosa, facciamo uno spuntino, ci godiamo la bellissima vista del lago e riposiamo un pochino le gambe, ma non più di mezz'ora perché dobbiamo ripartire, perché in totale oggi faremo 20-25 km. E quindi dobbiamo tenere il ritmo in modo da arrivare alla nostra base per la notte, il posto in cui metteremo la tenda, possibilmente che è ancora chiaro e che possiamo ancora goderci la serata. Con gli occhi pieni della bellezza del lago e dopo aver fatto rifornimento d'acqua, siamo ripartiti cercando di tenere alto il ritmo della camminata. A metà pomeriggio abbiamo fatto una breve sosta di stretching, mangiato una barretta energetica preparata da me e siamo ripartiti. È incredibile come nella stessa regione si possa trovare così tanta diversità nella vegetazione e nel terreno e si possa passare dalla foresta fitta a qualche fattoria isolata.
l'ultimo tratto è sempre più duro. Dopo più di 25 chilometri siamo arrivati al nostro campo per la notte. Abbiamo montato la tenda e ci siamo finalmente riposati. Una cosa che amo di queste avventure di trekking è il fatto di avere tutto con me sulle mie spalle, incluso il posto in cui dormirò. Ci sono nuvoloni sempre più scuri che si stanno avvicinando, si stanno addensando sopra di noi e minacciano temporale. E quindi abbiamo messo tutto dentro la tenda, abbiamo un po' rafforzato i picchetti intorno alla tenda e così siamo pronti nel caso in cui arrivi il temporale. Ecco, infatti sta iniziando a piovere. Ma finito il temporale, il tempo è tornato ad essere bello. Abbiamo scaldato la nostra zuppa, passeggiato tra gli alberi e ammirato un bellissimo tramonto. Il mattino dopo ci siamo rimessi in cammino per percorrere il tratto di 15 km che ci separava dalla cittadina nella quale avremmo potuto prendere il treno per tornare a Copenaghen. Di tanto in tanto ci siamo fermati ad ammirare paesaggi sempre diversi e abbiamo celebrato la potenza e la maestosità della natura, sempre pronta ad accoglierci, ma che deve essere rispettata. Il mio desiderio è quello che tutti noi possiamo ammirarla senza che essa si ricordi di noi e senza che su di essa rimangano tracce del nostro passaggio. Seguitemi in un'altra avventura la prossima settimana, quando parteciperemo ad una regata di barche d'epoca nello stretto tra Danimarca e Svezia e ci imbatteremo in un'ondata di maltempo in mare.